Benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Due servizi del TGR Abruzzo sono stati acquisiti nel fascicolo sui depistaggi dell'inchiesta sul disastro dell'hotel Rigopiano. Contengono le rivelazioni dell'ex comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Palano, secondo cui il 24 gennaio del 2017, durante una riunione nel Palasport di Penne, ci fu un vivace scambio verbale tra l'ex prefetto Francesco Provolo e l'ingegnere dei Vigili del Fuoco Luca Verna, coordinatore del posto avanzato presso il COC di Penne. Di questa vicenda parla al microfono di Stefano Recanati, il fratello di Gabriele D'Angelo, il cameriere dell'hotel Rigopiano che cercò in tutti i modi di mettersi in contatto con la prefettura, il quale auspica adesso che ci sia una terza inchiesta. Vediamo. Francesco D'Angelo, dopo i servizi delle Iene, anche quelle del TG3 regionale, si riaprono nuovi scenari per la vicenda Rigopiano. C'è ancora in ballo quella telefonata e quel depistaggio fatto sulla telefonata di tuo fratello. Ecco, che cosa ti viene in mente? A quasi 3 anni da quel disastro che ha colpito l'hotel Rigopiano. Quasi 3 anni, detto benissimo. L'anno scorso, sempre in questo mese, erano quasi 2 anni dove si iniziava a parlare del depistaggio di Gabriele. Adesso si continua, si apre un nuovo fascicolo, penso, dopo queste ultime notizie uscite dai telegiornali e dagli studi televisivi Mediaset. Per me e per il mio avvocato ci sono ancora tanti punti interrogativi. Infatti, questi punti interrogativi che sono emersi adesso, e il mio avvocato già li aveva espressi nell'opposizione dell'archiviazione delle indagini. Ci sarà anche la decisione quasi certa da parte di Sarandrea sulla riunione dei due processi. Ecco, tu che cosa pensi, se è stata una cosa giusta o sbagliato riunire i due filoni? Noi abbiamo, io ho sempre voluto l'unificazione perché Gabriele fa parte di Rigopiano e bisogna accertare tutte le vicende successe quel giorno. Ecco, tornando a quel giorno, che cosa ricordi e che cosa pensi, chiudendo gli occhi, abbia fatto Gabriele? Chiudendo gli occhi, giorno per giorno penso che Gabriele mi stia guidando a fare tutte le cose che sto facendo al momento. Da come dichiara Roberto Valentini, Matteo Di Domenico, Pino nelle loro interviste, Gabriele era una persona formata, quindi voleva riportare voleva tornare a casa e voleva salvare tutti quanti, di essere il più utile possibile a tutti quanti. Purtroppo le istituzioni non è andata così. Ecco, per chiudere, perché pensi o come mai ci sia stata questa negligenza e ci sia stata questa volontà di levare dal brogliaccio questa telefonata? Di levare da quello che si evince dal TGR regionale c'è stata una riunione fatta il 24 dove già si parlava di depistare la chiamata di Gabriele D'Angelo. Andiamo ora a Teramo, a seguito dell'incontro sul patrimonio pubblico abitativo in quel che riguarda la ricostruzione teramana. Il governatore Marco Marsiglio ha dichiarato di aver reperito circa 85 milioni per gli alloggi popolari. Il personale in più per l'ufficio della ricostruzione però non è arrivato. Il personale in più per l'ufficio della ricostruzione teramana non ci sarà, è ciò che emerge a margine dell'incontro sul patrimonio abitativo pubblico. Marsiglio aveva annunciato 3 mesi fa di essere riuscito a strappare al governo una nuova ripartizione tra le regioni colpite dal sisma, che prevedeva il 50% di lavoratori in più, ma ad oggi questi non sono arrivati. Il governatore tuttavia ha anche annunciato di aver reperito 85 milioni per gli alloggi popolari. Abbiamo riottenuto e riportato in Abruzzo gli 85 milioni, 86 milioni destinati all'edilizia residenziale pubblica che ci permettono adesso di iniziare i lavori sul patrimonio delle ATER. Abbiamo quindi riunito le ATER e i comuni che sono i soggetti attuatori. Ho chiesto di avere entro 2, massimo 3 settimane un cronoprogramma preciso da presentare ai cittadini perché i cittadini devono sapere quando potranno rientrare nelle loro case e noi dobbiamo poter controllare il processo di ricostruzione. Ora
i soldi sono stati stanziati, le procedure sono chiarite, si tratta adesso di lavorare, purtroppo con poco personale. Le palazzine Ater di Collatterrato di Teramo, benché antisismiche, in seguito al terremoto hanno riportato danni per oltre 10 milioni di euro, somma a cui l'Ater ha dichiarato di non aver accesso. Le circa 1200 persone che lì vivevano attendono ancora di sapere quando potranno rientrare in casa. Stiamo affrontando questi argomenti proprio perché innanzitutto ci sia un risparmio di risorse per quanto riguarda i contributi di autonoma sistemazione, quindi patrimonializzare questi appartamenti, questi edifici che possono diventare un nuovo punto di riferimento per i domiciliati delle ATER e sicuramente andare a ricostruire non soltanto nei comuni di Teramo e di L'Aquila ma nei rispettivi territori provinciali quelli che sono gli edifici che si è destinati, che si è deciso debbano essere ricostruiti con procedure semplificate, con metodi e con supporti che debbano vedere la regione sempre più vicina al territorio. È stato nominato il nuovo amministratore delegato della Teramo Ambiente, Enrico Prandin, revisore legale veneziano, espressione del socio privato Comir. Il primo nodo sarà quello dei crediti inesigibili con il comune di Teramo e poi la drastica riduzione dei costi. Tania Bonici Castelli. Con l'arrivo del nuovo socio privato, cosa cambia la Teramo Ambiente, la partecipata che ha in gestione l'igiene e la raccolta dei rifiuti del comune di Teramo? Tutto e niente. Intanto la Comir di Stefano Gavioli, che su disposizione del giudice fallimentare di Venezia ha acquisito il 49% delle quote Team, non è affatto nuovo. Era lo stesso Gavioli di prima, lo stesso socio che allora si chiamava Enertec, azienda poi fallita. Da oggi però in Team c'è una nuova governance. A deciderlo l'Assemblea dei Soci, Comune di Teramo e Mote, la parte pubblica che detiene il 51%, e la Comir. Nuovo amministratore delegato è stato nominato Enrico Prandin, revisore legale veneziano, che sostituisce Pietro Pelagatti, in carica dal 2017 e che affiancherà il presidente della Teramo Ambiente, Luca Ranalli, designato mesi fa dal sindaco D'Alberto. Prandin si dice soddisfatto di poter tornare a gestire la Team, promette di lavorare a fianco del comune per rendere sempre più efficienti i servizi offerti. Sul piano della riduzione dei costi, pur ritenendola indispensabile, il nuovo amministratore delegato non parla però di esuberi di personale. Il primo nodo sarà quello dei crediti inesigibili, dopo che il collegio arbitrale, richiesto dalla passata governance, si è dichiarato incompetente in materia. La somma si aggira sui 3 milioni e mezzo di euro che la Team richiede al comune di Teramo, ma che il comune contesta. Il sindaco D'Alberto assicura che si troverà presto una soluzione, ma chiede anche che si riveda lo statuto della partecipata per un riequilibrio tra soci. Per D'Alberto, infatti, non si può prevedere il 51% di quota pubblica e poi permettere che a decidere tutto sia invece un privato. Andiamo ora avanti col nostro telegiornale. L'apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato chiesto dall'assessore alle politiche del lavoro Piero Fioretti in merito all'avvertenza della società Veco Fonderia, azienda che opera nel nucleo industriale di Teramo nel settore della fonderia in ghisa. La richiesta è stata avanzata direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli mediante una lettera nella quale l'assessore Fioretti illustra lo stato dell'avvertenza occupazionale, chiedendo soprattutto che il tavolo di crisi verifichi, scrive l'assessore al ministro, ogni possibile utile intervento con l'obiettivo di scongiurare la chiusura dello stabilimento e il licenziamento dei lavoratori, anche di verificare la possibilità di intercettare eventuali nuovi investitori interessati allo stabilimento. L'avvertenza che interessa la Veco Fonderia sta attraversando un momento di stallo dopo l'omologazione nel luglio del 2018 del concordato preventivo e la richiesta da parte della società di esercizio provvisorio. Andiamo ora avanti, la plastic tax e la sugar tax rischiano di costare 180 milioni alla Coca-Cola che ad Oricola, in provincia dell'Aquila, dà lavoro a 1434 persone. Ora la multinazionale minaccia di delocalizzare se il governo non dovesse fare dietro fronte. Vediamo.
La Coca-Cola di Oricola minaccia la delocalizzazione. Troppe tasse per il colosso multinazionale, così lo stabilimento in provincia dell'Aquila potrebbe spostarsi altrove. Le tasse in questione sono le cosiddette tasse etiche che il governo Conte 2 vorrebbe introdurre, quella ambientalista sulla plastica e quella sullo zucchero per tutelare la salute dei cittadini. Per la Coca-Cola, che produce bevande gassate in bottigliette di plastica, queste tasse peserebbero circa 180 milioni l'anno. Ma Coca-Cola si difende, la plastica non è un pericolo per l'ambiente, l'industria infatti aveva già ricevuto in passato 42 milioni da investire per la sostenibilità ambientale. Si sta facendo una campagna che criminalizza la plastica, quando in realtà la plastica è la soluzione dell'ambiente, il problema è la dispersione della plastica nell'ambiente, gli effetti sono davvero pesanti. Lo stabilimento abruzzese, ad Oricola dal 1988, si estende su una superficie di 131.000 ettari e produce 230 milioni di litri di bevande ogni anno. Soprattutto però il braccio di ferro tra la multinazionale e il governo è sulla pelle dei 286 dipendenti e degli altri 1.148 lavoratori dell'indotto che ora si vedono mettere in discussione il loro posto di lavoro. Se la Coca-Cola dovesse fuggire, questo sarebbe un guaio anche per l'economia abruzzese. Lo stabilimento infatti rappresenta lo 0,1% del PIL regionale. Speriamo che prevalga, come dire, il buon senso e sia possibile rivedere queste norme e riconsiderarle nell'ottica dell'impatto sull'industria. Questo stabilimento è a rischio, come è a rischio lo stabilimento che abbiamo a Marcianise, perché hanno delle caratteristiche di produzione che sarebbero fortemente danneggiate da questo tipo di legislazione. Torniamo ora a occuparci ancora una volta della sede tua di Chieti. Il nuovo distretto nascerà in un'area di 4.500 metri quadrati di proprietà della Central Park, che si trova non lontano dalla stazione ferroviaria e andrà a sostituire l'attuale sito di Via dei Peligni. Con la nuova struttura ci sarà un risparmio notevole per la società abruzzese di trasporti. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Credo che dopo un periodo di polemiche, in qualche circostanza anche strumentali, questa mattina abbiamo concluso un iter e Chieti avrà, così come avevamo preconizzato, il suo distretto nuovo ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello che finora è stato pagato. Noi abbiamo individuato un team di un ingegnere, un architetto e un esperto di flussi sul trasporto che hanno fatto una serie di valutazioni circa le manifestazioni di interesse, hanno individuato quest'area che è corrispondente non solo alle esigenze del traffico e alle volontà espresse dalla tua, ma si raccorda molto bene anche con quella che sarà la prospettiva strategica di questo territorio che il sindaco di Primio ha già in qualche misura sottolineato attraverso l'applicazione del master plan. È una struttura che sorgerà in una zona strategica della città di Chieti, a meno di 4 km dalla stazione ferroviaria, in prossimità dello svincolo dell'accesso all'asse attrezzato, in una zona che urbanisticamente è definita commerciale, dedita alle attività produttive commerciale e artigianale, e quindi insomma, credo che non si potesse trovare un posto migliore di questo. Saranno 4.500 metri quadri completamente pianeggiante, non ci saranno terrazzamenti e quindi ci sarà una facilità da parte dei pullman di essere smistati subito senza alcuna interferenza sul territorio e di rientrare poi nel proprio deposito. E ora alla cronaca. Secondo furto con spaccata nell'arco di poco meno di un anno alla profumeria Estasi nel centro commerciale Universo di Silvi Marina. I ladri hanno sfondato l'ingresso principale dell'Universo, lato statale 16, con un Fiat Doblò, lo vedete dalle immagini. In un paio di minuti hanno portato via profumi per svariate migliaia di euro. Il mezzo utilizzato per il colpo e ad una parte della refurtiva che i banditi hanno perso nella fuga sono stati rinvenuti poi dagli agenti di polizia del commissariato di Atri in una via a poca distanza dal centro commerciale. Al vaglio degli investigatori ora ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al centro commerciale che hanno ripreso tutta la scena avvenuta nella notte. La banda, stando alle prime informazioni, dovrebbe essere composta da 3 persone. Ingenti i danni alla struttura del centro commerciale.
Le strategie di promozione turistica della Camera di Commercio Chieti Pescara sono state al centro di un incontro con la stampa in cui sono state illustrate le iniziative prese in tal senso dall'ente camerale in collaborazione con la Regione, che vedranno i simboli dell'Abruzzo pubblicizzati anche nelle stazioni e negli aeroporti di Milano e Roma. Vediamo. Presidente, tante le iniziative messe in cantiere dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara per queste festività natalizie di Capodanno, ma tra l'altro andrete anche fuori l'Abruzzo? Direi proprio di sì, con il ruolo che ha la Camera di Commercio di costruire l'immagine del territorio. Abbiamo fatto dei filmati grazie alla Regione che ci ha dato l'autorizzazione, dei filmati molto interessanti che pubblicheremo sui video alla stazione centrale di Milano, l'aeroporto Malpensa, l'aeroporto Fiumicino, e ci saranno delle immagini dove facciamo vedere al resto del mondo, perché in questi posti transitano persone un po' di tutto il mondo, per far vedere quanto è bello il nostro territorio, quanto è interessante la nostra cucina e quanto sono belle anche le nostre montagne. E per quanto riguarda il nostro territorio, quest'anno come gli anni passati abbiamo scelto di rivitalizzare l'attività commerciale nei due capoluoghi di provincia, Pescara e Chieti. Su Pescara abbiamo rinnovato le luci d'artista che sono dei veri e propri capolavori. Su Chieti abbiamo partecipato alle luminarie ed oltre organizzate una serie di eventi e spettacoli per far rivivere il centro cittadino. Assessore Febo, tanti gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di Pescara Chieti, ma c'è anche la presenza della Regione che ha fornito degli importanti video, delle importanti immagini che andranno negli aeroporti e nelle stazioni di Roma e Milano. Sì, con la Camera di Commercio Chieti Pescara, ma anche con le altre Camere, c'è piena sintonia sull'attività di promozione del nostro Abruzzo, e quindi usciamo fuori dai confini regionali in due location importanti come la stazione di Milano e l'aeroporto di Roma, e chiaramente quindi l'obiettivo unico è quello di riportare al centro dell'attenzione il turismo, che per troppo tempo è stato un pochino trascurato, senza dimenticare chiaramente la città di Chieti e la città di Pescara, dove con le luminarie si organizza un bel evento natalizio. E a proposito di turismo e dei simboli d'Abruzzo, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Nicola Campitelli, la proroga fino al 31 luglio 2020 del termine di conclusione dei lavori sulla Via Verde, un provvedimento necessario per la conclusione di un'opera strategica per la Costa dei Trabocchi e per l'intera regione, ha detto l'assessore Campitelli, stante la necessità di evitare il rischio della mancata realizzazione di interventi rilevanti. Verrà assicurato così il recupero, il rifunzionamento dei detrattori ambientali e il potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno del sistema delle aree protette della Costa dei Trabocchi, all'insegno della mobilità sostenibile e del rispetto dell'ambiente. La Via Verde diventerà, con i suoi 44 chilometri di percorso ciclopedonale, simbolo di un intero territorio e modello di una mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente circostante, collocata all'interno di un progetto di vasta area che comprende la completa riqualificazione della costa. Andiamo ora a Lanciano, torneranno Renne e Cammelli, ma ci saranno anche una slitta elettrica e un autobus per il villaggio di Babbo Natale in centro. Un appuntamento in cartellone per tutti i fine settimana, organizzati dalle associazioni dei commercianti con l'amministrazione comunale. Vediamo il servizio. Tornano i cammelli di Re Magi e le rene di Babbo Natale, ma ci saranno anche una slitta elettrica ed un autobus in centro a Lanciano per le iniziative dei commercianti legate al Natale. L'obiettivo è far vivere lancianesi e non solo lo shopping in centro città. Appuntamenti sono in programma in tutti i fine settimana da qui a Natale, grazie alla proficua collaborazione tra le associazioni dei commercianti del centro e l'assessorato comunale alle attività produttive. Il cartellone delle manifestazioni è stato presentato
presentato in conferenza stampa con il sindaco Mario Pupillo e i referenti delle associazioni organizzatrici degli eventi. Si comincia domenica 1 dicembre con il villaggio di Babbo Natale e i personaggi dei cartoni animati di Disney in Corso Trento e Trieste. Sabato 7 dicembre in Corso Bandiera arriva Babbo Natale con le renne. Il giorno dopo ci saranno anche i cammelli e il presepe vivente. Venerdì 13 dicembre a Corso Roma c'è il mercatino di Santa Lucia. Sabato 14 e domenica 15 Natale in centro con l'autobus di Babbo Natale e animazione fino a Piazza Garibaldi. Domenica 22 dicembre Babbo Natale arriva con la slitta elettrica per portare i bambini lungo il corso. Nei prossimi giorni torneranno ad illuminare Corso Trento e Trieste anche le 6 sfere luminose realizzate lo scorso anno dallo scenografo Filippo Iezzi. Quest'anno ci saranno 3 nuovi allestimenti ancora in via di realizzazione. La politica secondo Ismaele Lavardera. La Iena presenta il suo ultimo libro ad Avezzano. Il servizio è di Maria Antonella De Michele. Ha mostrato uno spaccato della politica vera, registrando tutto quello che è successo durante la sua candidatura a sindaco di Palermo. Stiamo parlando di Ismaele Lavardera. Il giornalista delle Iene ha incontrato gli studenti del Galileo Galilei di Avezzano per presentare il suo libro Il peggio di me. In una società che molto spesso relega il peggio di se stesso all'interno delle mura domestiche, dove è difficile raccontare anzi le cose che hai sbagliato, le cose che avresti potuto fare in modo diverso, allora provo a lanciare un messaggio ai ragazzi. È anche bello a volte, diciamo, dare il peggio di se stessi senza avere il pregiudizio di essere giudicati. Tu sei diventato molto famoso a seguito del retroscena che hai svelato dopo la tua candidatura nelle amministrative a Palermo. Allora, cosa vuoi consigliare a quei ragazzi che vogliono avvicinarsi alla vita politica, che credono ancora in una politica pulita e sana? Ma innanzitutto la politica pulita e sana esiste, quindi mai scoraggiarsi, mai dire che è tutto sporco, è tutto schifo, perché poi c'è un'idea di rassegnazione che passa che poi non è quello che è possibile fare politica e farla anche nel senso più nobile del termine. Poi è chiaro che bisogna anche raccontare le cose che non funzionano, le cose che potrebbero essere fatte in modo diverso, per cui la sfida con questo documentario e oggi con questo libro è quello di dare una panoramica anche ai ragazzi che non sanno come funzionano certe dinamiche politiche, non sanno come funzionano dietro le quinte certi accordi elettorali, per cui è un po', diciamo, una svelatura poi di un meccanismo molto più complesso e un piccolo contributo, io dico sempre, per la buona democrazia. C'è un peggio di te? Ma sicuramente una delle cose che sicuramente non rifarei o rifarei in modo diverso è l'appoggio con Matteo Salvini, una delle cose che forse rivedrei nel mio percorso politico. E ora lo spazio del TG6 dedicato allo sport, in primo piano la Serie B. Oggi doppia seduta per il Pescara che in vista della partita di domenica sera a Perugia quasi certamente dovrà rinunciare di nuovo a Palmiero, fuori causa anche Fiorillo e Di Grazia. Ieri sera nella trasmissione replay di Enrico Rocchi è stato ospite il responsabile dell'area scouting Antonio Bocchetti che ha trattato diversi argomenti, ascoltiamolo. Il direttore, ripeto, è con il presidente, perché sono due personaggi che comunque hanno fatto calcio da tanti anni, lo fanno bene, credono nei giovani, perché qui in Italia si parla da tanti anni comunque di giovani importanti, però questi giovani non giocano quasi mai. È normale che ci deve essere una società che crede in questi ragazzi e che insieme possiamo fare un percorso importante. Ci fu quella riunione dopo la sconfitta con lo Spezia, Zauri ha detto: io ho sempre sentito la società vicina e questo è molto importante per me. Ma noi la decisione l'abbiamo presa a fine anno, quindi è normale che dopo 2 mesi non è che si può cambiare direttamente decisioni, cambiando soprattutto dei giocatori importanti che l'anno scorso militavano in questa squadra. Ricordiamoci che noi siamo orfani di Mancuso che ha fatto più di 20 gol e Brugman è uno dei centrocampisti assieme a Memusciai più forte della Serie B, però non male che dopo l'infortunio di Tumminello e dopo l'infortunio di Palmiero vengano a mancare due giocatori che dovevano sostituire i precedenti di qualità. Certo. Non poteva essere assenze peggiori, no, di queste due. Bisognava solo dare fiducia all'allenatore e alla squadra. Queste 13 partite di campionato cosa vi hanno fatto capire? Che ci possiamo essere anche noi. Per un posto al sole? Ma un posto al sole dipende adesso dalle partite. Posto al sole, playoff, non è che ci dobbiamo nascondere. È normale che siamo partiti comunque facendo i risultati un pochettino
così così. È normale che la squadra che manca un po' di fiducia la fa mancare pure un pochettino la società. I risultati comunque aggiustano un po' tutto. Ma lo stesso Zauri ha detto, le prime partite mi sono servito un po' per capire, poi abbiamo rimediato, cioè è stato bravo anche lui. Stiamo rimediando sicuramente, è normale che dobbiamo continuare così, però dobbiamo adesso lavorare per Perugia, poi con il Venezia contro altre squadre, domenica dopo domenica, partita dopo partita. Guardare troppo in avanti onestamente ci fa solo male. Non hai mai pensato, faccio l'allenatore, faccio non so, il procuratore, perché il direttore, lo scout, queste cose qui? È nato per caso, quando stavo a Pagani il presidente qualche volta mi chiamava per qualche consiglio su qualche calciatore, qualcuno l'abbiamo preso, qualcuno no, però faceva sempre parte comunque scusate, conosceva un po' di procuratori, un po' di direttori sportivi, bene o male mi aiutavano. È una parola qui, una parola lì, e quindi piano piano lui mi ha detto guarda, incomincia a farlo, da incosciente mi sono buttato. La Serie C, entrato nella ripresa a Bari, Simone Minelli ha cambiato il volto del Teramo. Il giovane scuola fiorentina ha recuperato dall'infortunio e ora si candida ad essere protagonista della prima linea biancorossa. Jacopo Forcella. Il tuo ingresso nel secondo tempo, possiamo dirlo, ha un po' cambiato il volto del Teramo. Si è visto un Teramo molto più spigliato. Sì, ho dato una grossa mano alla squadra, ci voleva quel pizzico in più, ma come io anche gli altri ragazzi che sono subentrati, comunque la squadra sta lavorando bene, abbiamo trovato una solidità che comunque chiunque giochi riesce a dare il giusto appiglio, il giusto supporto che ci sta dando i risultati. E io credo che la differenza la faccia molto anche la testa. È del mio lavoro che svolgo anche fuori dal campo, quindi questo mi dà in primis una mano a me e che poi di conseguenza posso dare una grossa mano alla squadra e io al Teramo posso dare tanto. Quanti minuti ha in questo momento Simone Minelli, qualcuno in più di quello che abbiamo visto oggi nelle gambe? Io fisicamente sto bene, gli allenamenti li svolgo col ritmo degli altri ragazzi, i dati GPS lo dimostrano. Quindi io mi faccio trovare pronto per quando vengo chiamato in causa. Dopo i pareggi contro Ternana e Bari, adesso arriva la Regina, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di mantenere i risultati positivi, quindi di dare continuità al nostro cammino, al nostro percorso, che stiamo facendo qualcosa di importante, quindi ripeto, dovremo dare continuità a tutto questo. Senti Simone, qualche giorno fa il mister ha detto Minelli ogni tanto ha un po' paura di rifarsi male, è vero? No, io paura assolutamente no. Sono rientrato dopo un anno e mezzo da una frattura alla caviglia senza timore, quindi un piccolo stiramento Non mi fa niente, non ho assolutamente timore di rifarmi male. A un certo punto addirittura hai rischiato il gol di testa. Sì, no, quella ero messo bene, in una posizione giusta, poi è andata la parata, non fa niente. Adesso 12 minuti con il Bari, Coppa Italia e poi Regina, come lo vedi dal primo minuto tutte e due? No, questa è una cosa che non posso decidere io, quindi è l'allenatore che prende queste decisioni, io ripeto, mi faccio trovare pronto se dovessi essere chiamato in causa. Probabilmente il momento più emozionante del pomeriggio è l'abbraccio sotto lo spicchio di tanti tifosi che sono venuti da te. Questo ci fa molto piacere, infatti sono il 12° uomo in campo che anche oggi ci hanno dato una grossa mano. E con le parole del giocatore del Teramo concludiamo qui il nostro telegiornale. Tutti quanti i nostri servizi li potete recuperare sul canale YouTube della nostra emittente oppure sul sito www.tv6.it. Io vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione a questa sera alle 19. Grazie e buon pomeriggio.